benvenuti sul mio canale, io sono Shanina. Oddio, sta fa cadere tutto. Raga, oggi vi volevo parlare di una cosa abbastanza importante per me, anche se forse lo era in passato, adesso un po' di meno. Allora, qualcuno mi ha scritto: non è vero che sei dimagrita con la sola alimentazione perché hai fatto un intervento allo stomaco. Allora, non so chi mi conosce da tanto tempo, avete visto i primi miei video in cui parlavo del mio intervento allo stomaco e così via. Però adesso in breve vi faccio un riassunto della situazione così capite un attimo di che si tratta. 6 anni fa più o meno, non mi ricordo se 6 o 5 anni fa, ma non è questo il punto, ho fatto un intervento, sono andata, pesavo sui 90 kg. Vado a Roma al Policlinico Umberto I, prendo appuntamento per la chirurgia bariatrica, ero fissata che devo fare l'intervento allo stomaco per dimagrire, perché non ci riesco, bla bla bla, un imbecille, vabbè. Vado là e, perché raga, io dico che sono stata un'imbecilla perché oggigiorno, dopo aver fatto il percorso di un'alimentazione sana senza nessun intervento, non riesco a concepire come ho potuto farmi del male da sola a operarmi per una cosa che avrei potuto fare da sola. Ma vabbè, andiamo per tappe, se no io mi perdo nei discorsi. Allora, vado a Roma, questo mi dice: guardi signora, non possiamo fare la sleeve. La sleeve sarebbe quell'intervento in cui ti tagliano lo stomaco, lo fa diventare piccolino e ti accorciano l'intestino e quindi tu potrai mangiare come un uccellino per tutta la vita. Quindi, però c'è anche il rischio che dopo tanti anni, essendo un muscolo, si allarga e ristiamo appunto da capo. Ma vabbè, servirebbe per un'educazione nel tempo, perdita di peso, eccetera eccetera. Diceva: signora, lei sta a 90 kg, non è un'obesa grave, quindi gli faremo un altro tipo di intervento. L'intervento che mi hanno fatto è stato l'anello sullo stomaco, che più o meno dovrebbe avere lo stesso significato, diciamo così, della sleeve, ma senza essere così drastico a tagliare proprio dagli organi. Allora, si mette, avete visto lo stomaco tipo a fagiolo, mettono questo anellino alla bocca dello stomaco e lì tu mangi e quello si riempie, è come se avessi due stomaci, vabbè, si divide lo stomaco, quindi questa parte sopra, essendo stretta da un anello più giù, si riempie subito e tu sei sazio perché c'è lì lo stimolo, no, della fame, vabbè. Io entusiasta, mi ricovero, analisi, intervento, anestesia totale, 5 buchi sullo stomaco perché si fa laparoscopia, quindi non ti tagliano un taglio netto ma ti fanno i buchetti. Dopo l'intervento, drenaggio pure al naso, è stato terrificante, raga. Io non so come cazzo ho potuto fare una cosa del genere per una cosa del genere. Comunque è stato terrificante. Mi ricordo che, siccome io sono in Italia solo con mamma e i bambini, all'ospedale con me è stato solo il mio ragazzo, che mi è stato tanto tanto vicino in quel periodo, e è stato lì con me all'ospedale, è dormito vicino, vabbè, perché a volte è pure brutto quando non c'hai i parenti, non c'hai troppi amici, sai com'è. Magari gli amici che c'avevo a quell'epoca hanno trovato la scusa, devo andare a scuola, oppure a scuola, non so che amici c'avevo, non mi ricordo. Oppure devo andare a lavorare, sapete, trovano sempre le scuse, quindi quando non c'hai parenti o amici veri, ti senti solo. Però per fortuna avevo Marco vicino a me, e la cosa è passata subito. E niente, esco dall'ospedale, a parte se ho dovuto rimanere a casa circa un mese perché comunque ti devi ripristinare, non puoi fare a te. Raga, io vivo in un quartiere proprio di merda, sapete, quelle borgate, casse popolari, io vivo qua, e qua succedono le peggio cose, sentite, parlano da un palazzo all'altro, c'è l'educazione, porco disse, zero.
Sapete che è successo qualche tempo fa? Il carabiniere una volta qua sotto la finestra, perché io abito al piano terra. Tutta la gente, ah, te facce, te coso. Che era successo? Sti ragazzini quest'estate si sono radunati tutti qua sotto e giocavano e facevano caciara. Vabbè, a me non mi frega niente, sono ragazzini, devono giocare ed estate è giusto che fanno un casino. Però a qualcuno dall'altro palazzo ci dava fastidio. Questa ha cominciato a sparare. Poi io non so, non conosco le armi, ma a quanto pare tipo quelli a aria compressa, non lo so. E c'era sto ragazzino che l'ha colpito sulla schiena. Quindi il padre è venuto, ha fatto un casino, ha chiamato i carabinieri. Solo che non si sa che cazzo è che spara. Dopo 2 settimane un altro padre l'ha preso qua dietro. Quindi ci sta un'indagine in corso, non so che sta succedendo, quindi immaginate dove vivo. Vabbè, tornando alla nostra dieta, torno a casa, dovevo fare 2 mesi di dieta semiliquida all'inizio, poi semiliquida, quindi mangiavo tutto pesato, tutto bello e preciso. Non perdo, penso di aver perso 1 chilo in quel periodo. Così ste le prime settimane non perdevo peso. Vado al controllo e dicevo: ma com'è che non prendo, perdo peso? Che succede? Allora questo mi stringeva perché lateralmente allo stomaco c'è una valvoletta sottocutanea, sotto la pelle, che loro con una siringa vanno a pungere e stringono o allargano questo anello per darti più o meno sazietà, diciamo così. Passano, andavo là, tutta la gente, 8 kg, 10 kg, io non dimagrivo un cazzo, un nervoso, una frustrazione allucinante. Comunque, alla fine passano questi 2 mesi, vado a pesarmi là all'ospedale, 3 kg in 2 mesi. Per me ho detto, ma vaffanculo, sta dieta, cioè sta dieta, perché comunque mangiavo un sacco di, sapete che mangiavo? Stracchino un boato, stracchino il grasso, raga. Stracchino, tutte cose, il gelato potevo mangiare. Secondo me era tutto, cioè è sbagliato. Oppure ho sbagliato io a interrompere la cosa dopo i 2 mesi che ho visto che non ho perso peso. Evidentemente, dopo quel periodo di assestamento, dovevo iniziare una dieta ipocalorica mediterranea e così. Solo che se sei ignorante, basta. Io mi sono cazzata, non ci sono più andata. Nonostante all'ospedale fai il controllo, c'avevo l'anello. Penso che l'anello è la cosa più brutta del suo mondo. Perché? Perché tu vai in giro al ristorante a mangiare una pizza, una certa tu mastichi, se non mastichi, ma parliamo di masticare, non di quantità. Se non mastichi bene, comincia a rimanere senza aria, è come se si riempisse o evidentemente si blocca e non riesci a respirare, devi andare in bagno a vomitare. Quindi, raga, io ho vomitato per anni per colpa di questo coso, senza perdere peso, cercavo di fare, non potevo manco mangiare insalata, cioè è stato terrificante, perché poi andavo a mangiare la merda, schifezze, le cose che non mi bloccavano, tipo maionese, cioccolato, queste cose, non, succhi di frutta, quindi non riuscivo mai a mangiare carne, insalata o cose meno, perché l'insalata se bloccava, mi sentivo male, mi veniva. Non vi dico, non vi dico, che casino. Passano 2 anni, mi pare, 2 o 3 anni, un po' su per giù. E dove avevo questo port, si chiama questa valvola sottocutanea, ha cominciato a diventare rosso. Dico, vabbè, aspetto un po'. Dopo 2 mesi che io aspetto, aspetto, sta cosa mi faceva sempre più male, sempre più male. Proprio stava qua, dopo vi faccio vedere cosa mi è successo. Sta proprio sotto a livello dello stomaco, lateralmente a sinistra, è diventata sempre più scura. Allora io sono dovuta per forza andare all'ospedale a fare la visita. Il dottore, quando mi ha visto, ah, perché ti sei venuta tutti questi anni? Lo vedi, non sei dimagrita, dovevi essere seguito. Vabbè, e il punto non era la mia dieta, il punto era che mi faceva male sto cazzo di coso. Questo mi fa, guardi, è possibile che perché ero dimagrita un po' io, così, col fatto che mangiavo merda, vabbè. E sarò dimagrita sui 82-83 kg, cioè, avevo. E mi fa, evidentemente, siccome io sono piccoletta qua sotto in vita, dice evidentemente struscia sulle costole.
passa, dice, mo metta, prenda un po' di antibiotico, antidolore, fiorella. Mi sei infatto infezione. Ma usciva la pus da quel, da quel buco là, si era fatto, cioè, una cosa terribile, terribile. Allora ritorno là, questi che mi fanno? Mi attaccano un drenaggio perché c'avevo la pus sotto, una cosa allucinante. Dicevo, proviamo col drenaggio. Ho tenuto il drenaggio un mese, poi me l'hanno tolto, ma l'hanno rimesso un'altra volta. Poi alla fine, cioè, voi vi immaginate una donna giovane che deve andare in giro con un drenaggio, i bambini, poi io ho il piccolo sulla sedia a rotelle, prendilo in braccio, stai attenta a non far, cioè, un incubo, mai più una cosa del genere. Poi che succede? Alla fine il dottore dice: guarda, dobbiamo spostarlo, metterlo più giù, perché evidentemente quel posto lì ha creato questa cosa di infezione, non riesci più a guarire, cioè antibiotici a go go proprio. Allora mi fa l'interventino. Io stavo già diventando infermiera, quindi interventino anestesia locale, io che guardavo e reggevo il cosa, come si chiama? Oddio, il catetere, il drenaggio, perché il dottore stava da solo e stava, e io che guardavo là come questo allargava, niente, dentro c'era la pus, ma tantissima, ma tanta 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 pus, infezione proprio, è come se il mio corpo rifiutasse questo aggeggetto. Allora mi sposta sto coso, mi ricuce, bla, così via. Aspettiamo di guarire col drenaggio un'altra volta. Niente, raga, non guarivo. Sto drenaggio buttava sempre. Mi si è cominciata a fare l'infezione anche più giù dove è stato spostato. Quindi, che questo ha rifatto l'infezione anche lì dove si è spostato. E è stato terrificante, terribile. Un anno così. Un anno di torture. A gennaio 2016 il dottore ha deciso di farmi, o a gennaio, a febbraio, non ricordo molto, mi sa febbraio, a fine febbraio, il dottore ha deciso di rimuoverlo, perché ringraziando Dio, io glielo dicevo sempre: ma toglilo, ma toglilo, ma perché mi devi torturare questo? E lui diceva: no, perché ti devo aiutare a dimagrire. Ma dico: ma toglilo, ma non me ne frega niente io. E lui: no, l'abbiamo messo, non possiamo rimuoverlo. Vabbè, mi tolgono sto coso a febbraio 2016. Guardate che cosa è successo. Non so se riusciamo a farvelo vedere. Aspetta che scurisco un po'. Guardate. Cioè, dove ho avuto l'infezione mi ha mangiato la carne, quindi loro quando hanno aperto per toglierlo e pulire dentro tutta l'infezione che c'avevo ancora, hanno tolto pure pezzi della mia carne. Guardate come mi hanno mutilata, non è che mi hanno mutilato loro, vedete come sono qua, mi manca come se mi mancasse un pezzo di carne. Non è che mi hanno mutilato loro, sono stata io. Perché io ho permesso tutto questo quando potevo fare una dieta normale. Quindi, aspettate, se non sono troppo scura qua. Quindi, nel 2016 io ho tolto qualsiasi forma di aiuto da dimagrire. Come ogni obeso mentale. Aspetta, che sono troppo bianca, che cazzo. Dico, io voglio fare la sleeve, volevo quella che mi tagliava lo stomaco. Cioè, voi vi rendete conto quanta sofferenza, quanto lavoro psicologico si deve fare con una persona obesa, obesa che non riesce a rendersi conto dopo tutta questa sofferenza. Io volevo ancora, ancora, diventa un'ossessione, ragazzi. Diventa un'ossessione voler dimagrire a tutti i costi. Vabbè. Allora, io lo dico al dottore, dottore. Il 31 agosto del 2016 mi chiama, mi fa la visita e dice: guarda, pesavo 103 kg. Mi fa la visita, guarda, ti metto nella lista d'attesa perché rientri nei obesi, bla bla.
Io tutta ie. Allora che ho cominciato? Ho cominciato a mangiare ancora di più perché stavo senza il bendaggio, quindi io dopo 2 o 3 anni che non riuscivo a mangiare bene, ho cominciato a mangiare come una vacca, come una sfornata. Ma mangiavo le peggio cose, cioè mi ingozzavo di roba. Mi sono laureata a ottobre, ho preso la laurea in infermieristica, poi il master e così via. A gennaio, no, stavo studiando per il master ancora. A gennaio ho detto no, basta, io mi devo mettere. Ho studiato alimentazione, so quello che fa male, so quello che è, devo mettermi sotto. E niente, ho iniziato il mio percorso con dieta Janina. La cosa bella, perché questo volevo arrivare, è che a maggio di quest'anno, 2017, mi chiamo all'ospedale, signora Iana, domani, non lo so, lunedì, venga all'ospedale che iniziamo a fare i preparativi per la sleeve. E io l'ho lasciato parlare la tizia. Alla fine gli faccio, senta, io la ringrazio tantissimo che mi avete chiamato. Passati quasi un anno. Vabbè, però io sono riuscita a dimagrire da sola. Fino ad allora ero dimagrita su una trentina di chili quando mi hanno chiamato loro. Dico, ho perso già 30 kg e sono felice perché io a gennaio, quando ho iniziato la dieta, pesavo 120 kg. Quindi immaginate, da agosto a gennaio ho preso 17 kg. Cioè, immaginate quanto siamo stupidi noi esseri umani. Ci fragelliamo da soli, ci torturiamo da soli quando semplicemente dobbiamo imparare a mangiare e essere equilibrati. Le persone che seguo con la dieta Janina, io non voglio che impazziscono, che dicono che sono a dieta, no, semplicemente nella loro mentalità, nella nostra mentalità, dobbiamo pensare così. Io devo cambiare il mio stile di vita, voglio essere sano, voglio essere bello, voglio star bene con me stesso. Solo questo deve essere l'obiettivo, non dieta, restrizioni, no, perché dobbiamo mangiare un po' di tutto. Spero che la mia storia vi apra gli occhi, ma proprio grossi così, e non vi operate, raga. Provate, perché dentro di noi c'è una forza che nemmeno immaginate. Se ci sono riuscita io, che nonostante mi volevo sfragellare ancora e ancora, ce la può fa chiunque, ragazzi, ce la può fa chiunque. Provate, provate con tutte le vostre forze, non vi fate tagliare. Chi vuole essere seguito da me in dieta Janina, trovate le mail in info box. Un like, condividete questo video perché è una storia che potrebbe aprire gli occhi a tante tante persone. Vi mando un bacio. Ah, seguitemi su Instagram, parmigiamo insieme. Like!